quella lasciamo perdere. Solo, onestamente, quella per me, non tutti, ma quella per me è gente che andrebbe veramente presa a pizze. Onesto, è un po' greve, è proprio una presa di posizione molto pesante, perché ovviamente non con tutto, non è una legge aurea, ma quella per me è veramente la fine. Cioè, se prima c'era il pre-order, adesso c'è addirittura che tu paghi di più per giocarci 3 giorni prima. Ma non è tanto nell'ambito gaming, perché non è nell'ambito gaming, è proprio in qualsiasi medium, è la fine, perché quello ti fa vedere proprio la voracità delle persone che c'hanno oggigiorno di sbranasse tutto. Neanche negli MMO, veramente negli MMO esce da 2 ore un cazzo di DLC nuovo, fine, se lo so spolpato tutto. Sta cosa sta succedendo in ogni medium, nelle serie TV, nei film, nei giochi, negli anime, nei fumetti. Perché c'è sempre sta cosa che tu devi stare sempre sul pezzo, perché devi fare il video, perché devi fare l'articolo, perché devi fare la cosa. Che rottura di coglioni! Che rottura di coglioni! Perché purtroppo si va a perdere molto quella roba del godersi il gioco. Io Baldur's Gate 3, magari lo finirò a fine 2023. Non me ne sbatte un cazzo. Me lo sto godendo, Dio Cristo. Ho sentito persone che l'hanno finito in 20 ore. Come cazzo fai a finire Baldur's Gate 3 in 20 ore? Che cosa hai giocato? Poi per carità, è mo sta cosa dell'acquistarlo prima, ripeto, prendetela con le pinze, perché magari se è una cosa che faccio ogni morte de papa, che ne so, domani esce, ripeto, Metal Gear 6. Faccio, aspetta, Metal Gear 6, pure pure, ce la tiro quella. Però il fatto che le persone lo fanno per tutto, io non me la prendo neanche con la compagnia, perché la compagnia è furba, chiama gli stupidi, gli dici, oh, ti paghi 30 euro di più, lo faccio giocare 3 giorni prima, la gente lo compra. La compagnia fa... Aspetta, io stavo scherzando, volete davvero? Io non gli dico niente alla compagnia. Perché se un produttore o un prodotto viene messo a 1.000 euro, ma comunque qualcuno se lo compra, io sono contento per la compagnia. Poi il prodotto può far cagare o meno, eh. Ma se tu trovi qualcuno che si compra la roba al prezzo di vendita che tu metti, oh, non è che gli hai puntato una pistola in fronte, eh. Sa, ha comprato da solo.